il presidente della Regione Campania, onorevole Vincenzo De Luca. Cari amici, è una bellissima giornata. Innanzitutto un ringraziamento ai cittadini che sono qui presenti e i miei complimenti, perché stavo dicendo al sindaco, credo che il 99% di voi sia con la mascherina, è un caso unico nella Regione Campania, è un segno di civiltà, di responsabilità, di serietà, per il quale voglio fare i miei complimenti. Oggi apriamo in maniera simbolica, diciamo, l'attività economica dell'estate nella Regione Campania. E in maniera simbolica l'apriamo a Santa Maria Castellabate, che è diventato uno dei comuni simbolo dell'economia del mare, dell'economia turistica della nostra regione. Se penso a questi due mesi che abbiamo alle spalle, dal mio punto di vista non sono in grado neanche di ricostruire le date. Abbiamo dovuto lavorare dalla mattina alla notte per evitare che la Campania finisse nella tragedia come altre regioni. Noi ci siamo salvati anche perché abbiamo preso delle decisioni difficili 15 giorni prima di altre realtà territoriali. Abbiamo chiuso in Campania 15 giorni prima, mentre in altre regioni d'Italia si brindava in piazza, si facevano manifestazioni in allegria. Noi ci siamo salvati perché abbiamo avuto il coraggio di prendere delle decisioni anche difficili, ma ci siamo salvati. I primi due casi che abbiamo avuto in Campania registravano un caso qui nel Cilento. Abbiamo dovuto mettere in quarantena, credo Perito, mi pare un comune qui. Era arrivata una dipendente del comune dell'ospedale di Lodi, credo, una tecnica di laboratorio che era risultata positiva. La sorella, credo che insegnasse all'ospedale liceo di Vallo della Lucania, ovviamente 1000 studenti nel liceo di Vallo della Lucania, abbiamo avuto veramente i brividi addosso. Abbiamo cominciato da subito a mettere in quarantena, a fare la ricostruzione dei rapporti familiari, dei contatti avuti con i parenti. Abbiamo cominciato così. 3 contagi, tutti quanti provenienti dalla Lombardia. E così quotidianamente abbiamo seguito ad uno le persone che avevano il contagio, ricostruito i rapporti. Per ogni persona con il contagio abbiamo dovuto ricostruire almeno 10 contatti familiari, colleghi di lavoro. Un lavoro snervante, ma che ci ha portato ad avere un risultato importante. Oggi la Regione Campania è la regione che ha, in relazione alla popolazione residente, il tasso più basso d'Italia di deceduti per coronavirus e di contagiati di coronavirus. Non era affatto scontato. Abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo fatto un miracolo doppio. Io ci tengo a ribadirlo sempre, anche in relazione a qualche polemica sgangherata che fa qualche mio collega del nord. La Campania è la regione che riceve ancora oggi la quota più bassa d'Italia nei trasferimenti sanitari. Ogni cittadino della Campania riceve ogni anno 45 euro in meno rispetto a un cittadino del Veneto, 40 euro in meno rispetto a un cittadino della Lombardia, 60 euro in meno rispetto a un cittadino dell'Emilia, 30 euro in meno rispetto al Lazio. Cioè ogni anno la Regione Campania viene depredata di 300 milioni di euro nel riparto del Fondo Sanitario. Abbiamo fatto un primo miracolo per questo, un secondo miracolo perché eravamo appena usciti dal commissariamento, quindi abbiamo dovuto fare una corsa per ristrutturare i reparti, per organizzare reparti dedicati per il Covid. Abbiamo fatto un'operazione da guerra, devo dirvi sinceramente, soprattutto nell'area napoletana, perché il terrore che avevo io era l'area napoletana, perché abbiamo ovviamente la maggiore congestione d'Europa. Abbiamo comuni nell'area vesuviana che hanno 2000 abitanti ogni chilometro quadrato, siamo a livello di Hong Kong. E dunque abbiamo dovuto essere estremamente rigorosi, perché se perdevamo il controllo in quell'area, in Campania avremmo avuto un'ecatombe, altro che Lombardia. Ce l'abbiamo fatta grazie alla collaborazione soprattutto di
un personale sanitario, un personale medico, un personale infermieristico che ha dato una prova straordinaria di impegno, di rigore, di serietà. Grazie ai cittadini campani che ci hanno seguito anche quando abbiamo fatto delle scelte difficili. Bene, oggi per una volta tanto la Campania si presenta a testa alta in Italia. Siamo la regione che ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia, senza nessun dubbio. Vi devo anche dire un'altra cosa. Un mese e mezzo fa ho dovuto fare il pazzo, perché sapete che a un certo punto dell'epidemia, mese e mezzo fa, due mesi fa, hanno centralizzato a Roma tutti gli acquisti. Cioè, mentre noi stavamo cercando in Russia, in Cina, negli Stati Uniti d'America i ventilatori polmonari, non arrivavano più in Campania le mascherine, non arrivavano i camici per gli infermieri, per i medici, non arrivavano le P2 e le P3. Non arrivava più niente, cioè tutto quello che arrivava in Italia veniva trasferito nelle regioni del nord. Ho dovuto chiamare, insomma, per dire: cari ragazzi, qui siamo arrivati al punto che fra poco non parte più il 118, perché non avevamo più i dispositivi di protezione per quelli medici al 118, per le ambulanze. Abbiamo dovuto fare i pazzi. Contemporaneamente abbiamo dato la disponibilità noi dalla Campania a offrire 20 posti letto in terapia intensiva alla Lombardia, poi non è stato possibile utilizzarli, ma noi dal sud abbiamo dato una prova di solidarietà ai nostri concittadini della Lombardia. Allora abbiamo fatto un bel lavoro pur avendo condizioni maledettamente complicate e pur non avendo avuto ancora oggi, per avere i tamponi e i reagenti dobbiamo fare la guerra. Ma siamo riusciti, come dire, a fare un lavoro davvero straordinario. Bene, oggi ci presentiamo a testa alta. Mi è capitato di dire in queste settimane: provate a immaginare se Codogno, anziché in Lombardia, si fosse trovato in Campania, che sarebbe successo in Italia? Ci avrebbero tappato la bocca per altri 30 anni. Noi siamo persone civili, non abbiamo speculato su niente. Abbiamo detto semplicemente: noi stiamo facendo il nostro dovere, punto. Ma lo dico ai nostri concittadini in relazione alla mobilità passiva, a quelli che vanno a curarsi in altre regioni d'Italia: oggi gli ospedali più sicuri d'Italia sono in Campania, non al nord. Quindi evitate di andarvene in giro per l'Italia, serve a niente. Abbiamo dovuto anche scoprire in questi mesi, in queste settimane, niente meno. Siccome voi sapete che l'abitudine di sputare sulla Campania, sul sud, è un'abitudine antica, lo abbiamo scoperto dai giornali americani che l'ospedale più efficiente al mondo, non in Italia, al mondo per la cura del coronavirus, si trova a Napoli ed è l'ospedale Codugno. È incredibile, dall'America l'hanno scoperto. E qui noi abbiamo ancora poveri uomini che cercano di offendere ancora la dignità del sud, la dignità della Campania, la dignità di Napoli. Abbiamo servizi giornalistici, qualche servizio televisivo recente. Non vi preoccupate, sono tutte querele per diffamazione che partono. Noi stiamo maturando un patrimonio per i risarcimenti che avremo quando sarà. Ma come ho detto ai miei collaboratori, non vi fate distrarre. Almeno io ho abitudine a queste porcherie di aggressioni mediatiche, ce l'ho da 20 anni. Tu hai avviato questo cantiere con i soldi nostri, spero che ti arrivi un avviso di garanzia, meglio a te che a me. Tutto a posto, i permessi? Eh no, perché noi no, dobbiamo partire, poi dopo un anno. Abbiamo aperto le terapie intensive, eravamo al punto che avevamo solo 20 posti di terapia intensiva liberi e io programmavo sui 5.000 contagi, poi non ci siamo arrivati. Adesso aprono addirittura una polemica, dice: ma non ci sono i malati nelle terapie intensive, e adesso le andiamo a prendere in Cina per occupare le terapie. Ma si può essere così imbecilli? Ma questo è un paese di imbecilli. Anziché ringraziare il Padre Eterno che abbiamo aperto i reparti di terapia intensiva, che il contagio è diminuito, cioè che facciamo? Siccome non ci sono, che dobbiamo fare? Si è aperta un'indagine.
questa purtroppo riguarda me, non riguarda te, questo mi dispiace, insomma. Cercherò di dire che è colpa tua. Allora, cari amici, abbiamo superato quella fase. Oggi dobbiamo avere tutti senso di responsabilità, parliamoci chiaro. Sono stati mesi faticosi per tutti quanti. Lo dico per le mamme soprattutto, che hanno dovuto curare i bambini in casa, è stato difficile, è stato un calvario. Abbiamo tutti quanti voglia di respirare, però ovviamente dobbiamo mantenere senso di responsabilità. È inutile dirci che non sarà possibile controllare tutto. Vedo esponenti delle forze dell'ordine, vi ringrazio per la presenza, ma è chiaro che non possiamo mettere un agente dietro ogni angolo di strada. Vi chiedo solo due cose, fate il sacrificio delle mascherine finché dobbiamo tenerle. Lo so che è fastidioso d'estate e laviamoci le mani 20-30 volte al giorno, solo questo. Basta questo. Poi già da questa settimana noi cominceremo ad attivare altre attività che riguardano il turismo, che riguardano i locali, cercheremo di allargare progressivamente gli orari. Non voglio toccare la previsione di non vendere alcolici dopo le 10 di sera, perché al Cardarelli, come abbiamo ricordato qualche giorno fa, prima del Covid, nei mesi precedenti, abbiamo ricoverato al pronto soccorso 37 ragazzi e di questi 37, 20 avevano un'età da 11 anni a 17 anni, che sono arrivati in coma etilico perché erano strafatti di vodka e di superalcolici. La movida è una cosa bellissima se è un incontro, se è un modo per stare insieme, non se è un modo per rovinare un'intera generazione di bambini. 11 anni è un bambino. E c'è qualcuno che vende vodka, superalcolici, ma come si fa? Allora, noi apriamo progressivamente, però vi chiedo veramente di avere il massimo di senso di responsabilità, altrimenti non ce la faremo. Noi adesso stiamo preparando due campagne di screening, una su tutto il personale sanitario. Quando lanciamo lo slogan Campania Sicura, lo lanciamo anche per questo. Noi abbiamo fatto ad oggi i tamponi a 50.000 dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche. Veramente la nostra sanità oggi è la più sicura d'Italia. E ci stiamo preparando a fare un lavoro analogo per quanto riguarda la scuola. Noi ci avviciniamo all'apertura dell'anno scolastico, noi vorremmo dare serenità alle famiglie. Le famiglie manderanno i bambini, i ragazzi a scuola. Parliamo di 100.000, 110.000 persone fra docenti e corpo non docente. Allora, fra fine agosto, ci stiamo però preparando adesso, e inizio settembre, noi dovremo fare almeno 110.000 controlli. Quindi credo che faremo i test rapidi su tutti e 110.000, i docenti, i bidelli, e poi per quelli che dovessero risultare positivi facciamo i tamponi rapidi, ma vorremmo mettere in sicurezza le nostre scuole per dare tranquillità alle famiglie. Ovviamente voi sapete che abbiamo a Roma un governo di squinternati e anche forze politiche squinternate, sono tutti quanti nella stessa barca. Abbiamo proposto di fare le elezioni regionali l'ultima settimana di luglio, cioè fra due mesi, per evitare la sovrapposizione con l'apertura dell'anno scolastico. Noi rischiamo di arrivare a settembre con l'anno scolastico che apre una settimana, poi si deve chiudere per le elezioni, poi si deve riaprire, poi si richiude per i ballottaggi, ma questo è un manicomio, ma è una cosa incredibile. A settembre potremmo avere già l'inizio dell'epidemia influenzale, per cui devi fare i controlli a migliaia di persone perché i sintomi sono gli stessi, quindi capire se è influenza o se è Covid sarà un inferno. Ma non c'è niente da fare, non hanno paura di andare a votare, e vabbè, fa niente, perderanno ancora più voti, questa è la verità. Allora, noi dovremo prepararci bene perché vogliamo aprire e non vogliamo richiudere poi le scuole perché diventa un inferno per le famiglie, veramente diventa una cosa ingestibile. L'ultima cosa, questa è veramente una data simbolica. Se la Bate qui apriamo tutto e diamo un bel segnale alla Campania, all'Italia. Voglio solo ricordarvi rapidamente che noi abbiamo fatto uno sforzo enorme non solo per il porto qui di Santa Maria, ma anche per quanto riguarda tutta la portualità del Cilento. Noi abbiamo finanziato Pisciotta, Cetara, Castellabate, Cetara in costiera, Castellabate, Pollica ha fatto un autentico furto, 8 milioni e 2.
Poi abbiamo Santa Marina, Agropoli, Camerota 6 e 4, Centola peggio ancora, 9 milioni e 4, buonanime, no? San Giovanni a Piro, Casalvelino, Ascea, Ispani, Sapri 7 e 8, parliamo di 75 milioni di euro, abbiamo fatto uno sforzo per quello che potevamo fare per mettere in sicurezza la nostra portualità, dalla costiera amalfitana a tutto il Cilento. Abbiamo dato una mano, continueremo a farlo per quanto riguarda la viabilità, anche in questo comune credo che abbiamo un finanziamento importante per la provinciale 70B, frazione Ogliastro, per la metanizzazione, per i corpi idrici superficiali stanziamo 35 milioni di euro, i lavori sono in corso per la metanizzazione e c'è una bella cosa che ripetiamo anche quest'anno sulla mobilità turistica, l'accordo con le Ferrovie dello Stato per i treni ad alta velocità e per Cilento Blu, che è stata una bella iniziativa di mobilità sul mare che ha avuto un buon riscontro anche negli scorsi anni. Aggiungo su questo una informazione di carattere generale. Unica regione in Italia, noi abbiamo varato un piano socio-economico, cioè la fase 2 in Campania è cominciata già 3 settimane fa. Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco investendo 1 miliardo di euro per dare respiro all'economia. Abbiamo dato 2.000 euro di contributo a fondo perduto alle microimprese, 130.000 microimprese che hanno avuto 2.000 euro, le piccole attività commerciali e artigianali che hanno dovuto chiudere per 2 mesi. La Regione Campania ha deciso e dopo 3 settimane i soldi sono arrivati. Quindi non abbiamo detto faremo, i soldi sono arrivati. Abbiamo dato 1.000 euro di contributo ai professionisti con un'attività al di sotto dei 35.000 euro di fatturato. Stiamo dando contributi alle famiglie dove ci sono disabili, contributi alle famiglie che hanno bambini al di sotto dei 15 anni. Abbiamo dato un contributo aggiuntivo agli stagionali del turismo, 300 euro al mese in più per 4 mesi per dare una mano. Parte la prossima settimana un bando rivolto alle attività turistiche. Prevediamo contributi per gli alberghi, per i bed and breakfast registrati alla Camera di Commercio, che vanno da 3.000 a 7.000 euro di contributo a fondo perduto per dare respiro all'economia. Ma se mi consentite, sono particolarmente orgoglioso perché abbiamo fatto una grande operazione sociale, unica regione d'Italia. Abbiamo deciso di raddoppiare per 2 mesi le pensioni al minimo. Ci sono 230.000 pensionati in Campania che hanno una pensione di 450 euro al mese. Abbiamo deciso di portare queste pensioni a 1.000 euro per 2 mesi. Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile per le nostre risorse. Ma di questo dobbiamo essere orgogliosi, perché è un altro motivo di eccellenza della Regione Campania. Questo non lo hanno fatto neanche in Lombardia, in Emilia e nel Veneto, dove hanno un reddito pro capite a volte che è doppio di quello della Campania. Qui abbiamo dato a 230.000 pensionati, povera gente, gli ultimi fra gli ultimi, la possibilità di vedersi raddoppiare la pensione fino a 1.000 euro. Lo abbiamo fatto per una ragione ideale, ma anche per una ragione sociale, perché in tanti territori, soprattutto dell'area napoletana, casertana, a volte un pensionato rischia di andare sotto usura per 500 euro. E anche perché, siccome siamo al sud, sappiamo come la pensano i nostri vecchi. A volte si tolgono di bocca il pane per dare una mano a un figlio o a un nipote. E allora c'è parso giusto dare un aiuto a 230.000 persone anziane, per maggio e per giugno. E di questo dobbiamo essere orgogliosi. Allora, cari amici, grazie a voi per questa bella mattinata. Adesso andiamo all'ospedale di Agropoli, che tre anni fa era stato chiuso con le catene. Per chi non se lo ricorda, perché c'è gente che ha la memoria corta, noi abbiamo tolto le catene, caro Franco, e i lucchetti, abbiamo fatto i lavori per le sale operatorie, quindi nel mese di giugno riapre il pronto soccorso, avremo 24 ore su 24, il laboratorio in funzione, radiologia in funzione, cardiologia,
In raccordo con il Dea di Vallo della Lucania, avremo il Dea Sargere la possibilità di ospitare per 2 o 3 giorni nei reparti che abbiamo ristrutturato. Questo anche perché, come sapete, nel periodo estivo in queste zone la popolazione si raddoppia e quindi c'era l'esigenza di aprire l'ospedale. Vi abbiamo detto che lo avremmo fatto e lo faremo. Quindi adesso andiamo lì giorno prima, giorno dopo, stiamo facendo i contratti con i medici, con i radiologi, con gli anestesisti. È diventato complicato anche trovare queste figure professionali, con gli infermieri. Ma insomma, ci stiamo preparando al meglio per l'avvio di questa stagione. Il sindaco mi confermava che il turismo è in piena ripresa, gli alberghi sono pieni. Dipende dalla bellezza di questo territorio, ovviamente dalla sua attrattività, dipenderà sempre di più dalla capacità di presentare il Cilento e la Campania come una terra sicura, perché oggi come oggi le famiglie e i turisti si muovono se hanno la garanzia di sicurezza del territorio nel quale vanno. In bocca al lupo a tutti quanti voi, grazie, buon lavoro.